Addio a Lea Pericoli, protagonista del tennis azzurro, icona di gioco e di stile, aveva 89 anni al TG1. Il ricordo di Adriano Panatta. È lutto nel mondo dello sport. La notizia della morte di Lea Pericoli, 89 anni, signora indiscussa del tennis. Sentiamo Nicola San Giorgio. Se n'è andata in silenzio e con l'eleganza che da sempre l'accompagnava e che l'aveva resa la signora del tennis italiano. L'amore per la racchetta sbocciò in Africa quando era una bambina e con tutta la famiglia seguì il padre in Etiopia. Poi una vita e una carriera lunga e piena di battaglie sul campo e fuori. Lea Pericoli è stata un'icona di sport e di stile. Suoi 27 titoli italiani e sua anche la prima gonna corta, mostrata con orgoglio sui campi di Wimbledon nel 1955. Suscitando scalpore ma anche interesse nel pubblico inglese, e quel completo ora è esposto al Victoria and Albert Museum di Londra. Fu anche tra le prime nel 1973 a rivelare di avere un cancro, diventando testimonial della lotta ai tumori, e anche quella fu una battaglia vinta. In una delle ultime interviste diceva: «La mia vita è stata una bellissima avventura, un'avventura vissuta sempre a testa alta, da vera signora». E collegato in diretta con noi c'è Adriano Panatta. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo sentito il ritratto, il ricordo di Lea Pericoli, è stata un'icona, detta la divina, ma che cosa ha rappresentato nella storia del tennis italiano? Lea ha rappresentato il tennis italiano per tantissimi anni, fino a pochissimo tempo fa, purtroppo si era ammalata, era un pochino, diciamo, scomparsa. Ma è sempre stata in primo piano. Lei era, come avete detto voi giustamente, un'icona dello sport italiano, del tennis in particolare, una donna sempre elegante, sempre spiritosa, sempre intelligente, molto arguta, e era un piacere essergli amico. Io ho avuto la fortuna di conoscerla molto bene, lei, abbiamo passato tante volte tante trasferte insieme, abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo fatto tante delle cronache insieme, e lei era brava a fare tutto, era una persona deliziosa. Grazie ad Adriano Panatta per questo intervento e per questo ricordo di questa grande campionessa. Buongiorno. Buongiorno.